Quarto di finale epico a Kiev, dunque. Allora, nei primi minuti sembrava di assistere a quei film western di noi ragazzi, quando dopo 10 minuti, quarto d'ora, 20 minuti è già successo tutto e in platea ci si domanda: ma cosa può succedere ancora? Chi vincerà? Chi sopravvive? Chi è sopravvissuto? Insomma, la stessa cosa è capitata in questo quarto di finale. Subito l'Italia vicinissima con il palo di De Rossi, poi l'occasione dell'Inghilterra e l'impressione iniziale che potesse essere una partita sufficientemente equilibrata e, se non giocata tecnicamente a livelli straordinari, almeno combattuta e interessante, insomma, un buon western. Il punto è che verso il finale del primo tempo, poi per tutto il secondo tempo e poi per tutti i tempi supplementari c'è stata in campo quasi una sola squadra, c'è stata l'Italia. Merito solo dell'Italia o anche demerito dell'Inghilterra? Tendenzialmente direi anche demerito dell'Inghilterra, che ormai come giocatori di livello ha un Gerrard acciaccato e Rooney così così. Il portiere è improbabile e noi dall'altra parte abbiamo il miglior portiere del mondo. Insomma, le cose si spiegano, ma soprattutto un altro piglio, un'altra determinazione, un'autostima diversa da parte dell'Italia. Si è visto fin dall'inizio, si è visto, se può sembrare, naturalmente adesso col senno di poi può sembrare una facile lettura, ma insomma, persino come affrontavano l'inno, quasi quasi sapevano le parole, chiudevano gli occhi, o recitavano, ma non credo, oppure in quel momento davvero ci credevano. E questo si è visto poi in campo, ci hanno creduto per tutta la partita. E se una colpa ha avuto l'Italia di Prandelli è quella di non chiudere queste partite, di solito si viene puniti. Quindi, in un certo senso, l'Italia di Prandelli di ieri sera ha scardinato e rovesciato anche un'aurea leggera. Del calcio, se sbagli vieni punito. No, in questo caso hai sbagliato e non sei stato punito, quindi è andata molto bene. È vero che arrivare ai rigori poi è talmente, come si dice volgarmente, banalmente, una lotteria che insomma carta vince, carta perde, basta che si distragga anche il giocatore più quotato al momento, che il portiere inventi o non inventi una parata straordinaria ed ecco qui che esci o rimani dentro in un campionato europeo. Però di sicuro arrivare fino in fondo così è stata una sofferenza che l'Italia non si doveva permettere. È andata bene e con merito. Cosa c'ha di buono questa squadra? Ma che è mediamente discreta, visto il livellamento verso il basso di questi europei, a parte qualcosa della Germania, abbastanza della Spagna, insomma tutto il resto qualche singolo, il resto francamente robetta. Se andiamo a vedere edizioni passate, 10, 15, 20 anni fa, non c'è proprio paragone. A parte tutto questo e diciamo il costume, per cui il protagonismo di massa è diventato qualcosa di straordinario. La gente va allo stadio per dipingersi la faccia, sembra che voglia farsi entrare dentro le bandiere e i colori della propria patria, della propria nazionale. È tutto molto molto superficiale, è detto proprio alla lettera, sono le facce. Però come calcio, se esaminiamo lo spettacolo, la qualità dello spettacolo, insomma c'è poco da stare allegri. Però dicevo, l'Italia in questo contesto insomma ci sta perché appunto un buon portiere, una buona difesa, è messa bene in campo, è un po' scolastica per certi versi, ma ha qualche guizzo, per cui il Balotelli, praticamente dormiente anche di ieri, potrebbe svegliarsi prima o poi, magari con la Germania. Cassano garantisce qualche giocata, anche se non è certamente il miglior Cassano. E poi subito dopo abbiamo un Montolivo, un Diamanti, sono buoni giocatori e che forse verranno esaltati ancora di più dall'andare avanti in questi europei. Quindi c'è motivo di soddisfazione. Dell'Inghilterra ho detto. Ma siccome questa rubrica si chiama Partite e Partiti, io non ho parlato dei partiti, parliamone. Se l'Italia va avanti e finalmente praticamente occupa tutto il periodo di questi europei, perché andar male, perde con la Germania e fa la finale per il terzo posto, quindi ha occupato quasi tutto, fino a un giorno dalla fine, tutti questi europei, ed è quanto si chiede a una nazionale come il blasone dell'Italia. Dicevo, se l'Italia va avanti, ma ci si augura per il primo posto, ma insomma se anche dovesse fare per il terzo sarebbe più che onorevole, che cosa succederà nel nostro paese? Quali risvolti avrà il buon risultato negli europei? Servirà a qualcuno? Servirà a qualcosa? Tirerà su di morale il popolo italiano? Gli farà credere in un tricolore, diciamo così, investito sulle mutande degli azzurri? Servirà a mettere un tappone straordinario sull'ennesimo scandalo delle scommesse di cui sapete?
oppure semplicemente qualcuno penserà: questo è il calcio, siamo andati bene, però c'è da rivedere tutto sia nel calcio che nel resto. Questa in fondo è la domanda, e che oggi i giornali giochino tutti sul concetto e il termine rigore, perché Diamanti l'ha segnato e l'inglese l'ha sbagliato, Pirlo ha fatto il cucchiaio e Rooney ha fatto la forchetta. Beh, è interessante fino a un certo punto. Il termine rigore forse da giovedì, da sabato, da domenica, dalla prossima settimana dovremmo riprendere a interpretarlo in un altro modo.